Questo documento, ritenuto per lungo tempo un falso della propaganda di regime, rivive oggi nel suo originale splendore. In questi lunghi anni molte se ne son dette, e nell'ora in cui vigliacchi si proclamarono eroi, sul regime, che pur seppe ridare dignità all'Italia, si riversò una vile marea di calunnia. Ma fulgido resta l'esempio d'un manipolo d'uomini che lontani da quelle seppero regalare all'Italia un regno nuovo. Pini, Fecchia, Fraghieri, Barbaglia e Santo Dio, oggi la storia sta finalmente per rendere onore a questi eroi. Credano lor signori a quel che vogliano, lo si ritenga anche un artefatto della cinematografia per il diletto di bimbi e donnine. Per quel che concerne noi, fortissimamente affermiamo un puro, mero, meraviglioso eppure incontestabile fatto storico, che intiero s'annunzia e si rapprende in questa semplice e pur trasvolante frase. Alle ore 15 del 10 maggio 1939, Marte è fascista. Sopra un prototipo di missile tedesco, con 6 gallette cada uno come desco, i nostri eroi van dritti al cuore della marziana, le verdi antenne al nostro duce piegherai. Fascisti su Marte, rosso pianeta bolscevico e traditor. Fascisti su Marte, con un moschetto e un me ne frego dentro al cuor. Siamo incredibili, siamo sommergibili, siamo gli ignifughi, gli irrevocabili. Conquistator del sangue ecco l'odor, ed anche a questi alieni ora le reni spezzeremo. Fascisti su Marte, pianeta rosso aspetta che veniamo da te. Fascisti su Marte, noi ti daremo al nostro duce, al nostro re. Siamo incredibili, siamo sommergibili, siamo gli ignifughi, irrevocabili conquistator del sangue e clodor, ed anche a questi alieni ora le reali spezzerà. Fascisti su Marte, fascisti sopra Marte. Maggio 1939, dopo un terribile viaggio ipodermico sotto sale, i nostri eroi riprendono conoscenza e atterrano sul pianeta rosso. Marte ostile, rigida, e s'oppone con aliena ostinazione all'irrevocabile conquista della rivoluzione fascista.